Onorevole Rinaldi, prego. Cari colleghi, la lista dei drammi della Cambogia è lunghissima: crimini contro l'ambiente, corruzione stratosferica, spreco degli aiuti internazionali, aggressione dei diritti degli attivisti per i diritti umani. È un dittatore molto furbo che gioca con la democrazia per darsi una parvenza di legittimità e che è sempre lì. Oggi abbiamo anche il problema del capo dell'opposizione parlamentare che è bandito dalla Cambogia. Credo che ci sia però anche un'altra disdetta di questo paese, che è una comunità internazionale troppo compiacente e a volte, io devo dire, anche l'Unione Europea. Accompagnando Graham Watson nella delegazione che abbiamo avuto in Cambogia, abbiamo constatato un atteggiamento non abbastanza fermo, non abbastanza energico da parte della stessa Commissione. C'è un'energia che abbiamo qua nel Parlamento con i vari dibattiti sulla Cambogia che vorrei ritrovare anche nelle altre istituzioni. Tra i paletti per la cooperazione europea credo che sia importante riflettere sul caso di Sam Rainsy, che tra l'altro ha vinto ad opera del Partito Popolare Europeo un importante premio per i diritti umani qui in questa istituzione. Forse è la prova del nove, cercare di avere il suo ritorno prima delle elezioni. Grazie.